Tra Bocale e Castrovillari, 3-1 per il Castrovillari, sono tre punti molto importanti per la squadra di mister Cimicata. Chiediamo appunto al fautore e al guidatore di questa squadra una considerazione su questa partita vinta dai suoi uomini. Diciamo che è stata una buonissima gara dal punto di vista sia dell'agonismo, forse magari un po' meno su quanto riguarda la tecnica, però devo essere sincero, dai primi minuti avevo avuto la sensazione, nonostante l'espulsione subita del giocatore nostro, che era una gara che potevamo fare nostra se ci mettevamo un po' di testa e ragionavamo un po' di più. In effetti Bocali i primi minuti ha pressato e diciamo ha giocato meglio di noi quando eravamo in 11, ma caso strano, in effetti, come siamo passati con uno in meno, abbiamo cominciato a giocare noi. E da quel momento lì ho capito che era una gara che si poteva vincere. E ho mantenuto la calma cercando di trasmetterla ai miei giocatori, i quali mi hanno seguito e aspettato con calma fin quando noi potevamo punire il Bocale, che sicuramente il secondo tempo avrebbe iniziato ad attaccare di nuovo, e aspettavamo per colpirla, in effetti ci siamo riusciti. C'è stato un Eurogol di Riolo, il secondo, un giocatore che tutti conosciamo per la sua classe. E come lei mi ha confidato, aveva già pronosticato questo gol? Sì, no, lui aveva già notato che il portiere stava spesso e volentieri fuori dai pali quando era in banchina. Mi diceva, mister, questo particolare. E gli ho detto, quando entrerai ne approfitterai tu di questa situazione, vediamo se sei capace. Lui ha preso troppo alla lettera e l'ha fatto. Un'ultima domanda, sono stati tre punti molto importanti in chiave salvezza per il Castrovillari, visto la situazione nella quale vi trovavate. Ora, con quale appiglio affronterete le prossime partite? No, diciamo che Castrovilla ha fatto degli acquisti ultimamente, quindi la società ha fatto dei sacrifici economici. Dal punto di vista fisico e atletico devo fare i complimenti anche a Franco Giovanni, che è un mio carissimo amico, che ha tenuto questa squadra dal punto di vista atletico abbastanza bene, quindi io mi sono dilettato questa settimana più su un lavoro tecnico-tattico e quindi speriamo che continuiamo su questa strada, perché se i ragazzi mi seguiranno sicuramente ci tireremo fuori da questa classifica.